Bentrovati e bentornati su Amatech Blog. Oggi vediamo una mirrorless da 16 megapixel ed un'altra compatta Pro da 20 megapixel, in grado di tenere tranquillamente testa ad un gioiellino come la G7. Vediamo nel video confronto la G7 contro la LX15, entrambe Lumix, entrambe Panasonic. G7 sulla destra ha un sensore micro 4 terzi da 16 megapixel, ben più grande della LX15 che ha un sensore MOS da 20.1 megapixel, ma a parte questo vi invito a guardare la forma di Panasonic G7 che ha una bugna ben pronunciata in grado di offrire il massimo dell'ergonomia durante uno scatto o una ripresa, mentre LX15 ha una bugna praticamente inesistente ed a volte non vi nascondo che è un po' scomoda, soprattutto per determinate riprese. Ma la cosa che vi interessa maggiormente, secondo me, oltre al sensore e alla prova su strada che vi faremo vedere a breve, è l'ottica che utilizzano entrambe. G7 ha un'ottica offerta in kit entry level che è un 14-42 mm ed f3.5 di apertura massima, nulla di particolarmente performante ma comunque ottimo per poter iniziare a scattare sia foto che registrare dei buoni video. LX15 ha invece un obiettivo che è un 24-72 mm ad f1.4, che però a questa apertura si possono scattare foto e video solo con la focale 24 mm. Già da 25-26 mm la luminosità si riduce a 2.8, ma è chiaro, tutte le compatte di questo genere hanno questo tipo di caratteristica. Da considerare c'è il fatto che nella registrazione video sia HD che 4K ovviamente non si può utilizzare la focale 24 mm, ma automaticamente viene switchata a 30 mm. Entrambe registrano video in 4K e HD, ma LX15 registra in 4K fino a 30 fotogrammi per secondo, mentre G7 fino a 25 fotogrammi per secondo. Per quanto riguarda i video in Full HD a 1080p, LX15 registra fino a 60 fotogrammi per secondo e G7 fino a 50 fotogrammi per secondo. Ma ora è arrivato il momento di vederle all'opera sul campo partendo dall'ampiezza di ripresa, con lunghezza focale 25 mm e risoluzione HD. Entrambe le Lumix fanno un crop del filmato, per cui si riduce un po' il campo di ripresa, ma ne soffre meno la G7. Il limite per ogni sessione video in 4K è di 15 minuti con LX15, di 30 minuti invece con G7, ma è chiaro perché la scocca è molto più grande, quindi il sensore riscalda di meno. In HD invece 30 minuti per LX15 e 20 per G7.
Ma passiamo ora invece alle fotografie usando la modalità automatica di profilo colore standard. Come si può notare dalle macro, l'ottica più luminosa di LX15 fa molta differenza rispetto alla G7, anche se l'effetto bokeh della G7 è molto più gradevole per via del suo sensore, che è più grande della LX15. L'ampiezza della ripresa non è la stessa in G7 ed LX15 perché G7 è un po' più ravvicinata rispetto ad LX15, ma non dimentichiamo che con la G7 è possibile ovviamente cambiare ottica, come nel nostro caso in cui abbiamo provato il 25 mm ad f1.7 low cost di Lumix e l'8 mm fisheye sempre di Lumix, dei quali usciranno i video a breve. Nel frattempo date un'occhiata a questo spezzone. Vediamo ora invece come si comportano entrambe con i diversi profili colore, utilizzando l'ottica standard di G7, cioè la 14-42 mm. Call me wide-eyed, simple-minded, I've been blinded. I'm on a merry-go-round, I got this fever, baby, going through my body, I feel like shaking the ground. Call me lovesick, like I bother, there's no other, I'd beg, borrow and steal. I wanna do right by you, can't you see I'm hurting the way you make me feel? My heart breaks. Oh baby, baby, please, I'm begging on my knees. Won't you listen? My hands shake, a shiver down my spine. It happens every time. Can't you see that my heart takes over? Heart takes over. All I ask for, plain and simple, show a little. Oh, can't you see who I am? I'm on a tightrope, baby. Step by step, I wonder if only you'd understand. 'Cause my heart breaks. Oh, baby, baby, please, I'm begging on my knees. Won't you listen? My hands shake, a shiver down my spine. Shiver down my spine. It happens every time. Can't you see that my heart breaks? Oh baby, baby, please, I'm begging on my knees. Won't you listen? My hands shake, a shiver down my spine. Anche alcune impostazioni fra le due Lumix, ISO che vanno da 200 ad un massimo di 6400 per i video, mentre per le foto il massimo è di 25600 per G7 contro i 12800 massimi di LX15.
diaframma 1.4 di apertura massima e 11 di chiusura per LX15 e 3.5 di apertura massima, ovviamente con quest'ottica, e 22 di chiusura per G7. Ovviamente variano anche i tempi di scatto minimi e massimi per entrambe. Entrambe le dotazioni di G7 e dell'X15 sono molto ricche. A partire dalla G7 sulla destra troviamo, oltre al corpo macchina e l'ottica 1442 con il suo paraluce, anche il caricatore da muro con ovviamente il cavetto per la ricarica, manuali d'uso e manutenzione e la tracolla. All'interno della scatola di G7 invece troviamo il laccetto da polso, il cavetto come nella G7 ed il suo caricatore da parete, che come si può notare è una semplice spina. Chiaramente anche manuali d'uso e manutenzione e certificato di garanzia. Entrambe sono dotate di un piccolo flash che non è nulla di particolarmente performante, ma comunque offre quella tranquillità di cui si ha bisogno quando si è fuori di sera e non si possono fare lunghe esposizioni. E a proposito di lunghe esposizioni, non dimenticate che entrambe hanno la funzione bulb. Sia G7 che LX15 hanno delle interfacce per così dire fisiche, ovvero consentono di collegare delle periferiche esterne. Nel caso di LX15 le troviamo solo sul fianco destro, in questo sportellino qui, in cui troviamo la porta mini HDMI e la porta micro USB per la ricarica della macchina fotografica ed il passaggio delle fotografie su computer. È una porta molto comoda che consente di ricaricare la macchina fotografica anche attraverso un power bank o attraverso qualsiasi spina. Dall'altra parte non troviamo praticamente nulla. Su G7 abbiamo invece una varietà un po' più ampia. Sul lato destro troviamo sempre la porta mini HDMI, la porta VOUT digital per poter collegare un monitor esterno ad esempio e l'interfaccia remote per poter collegare un qualsiasi telecomando esterno per poter scattare magari delle fotografie in condizioni particolari. Dall'altro lato invece troviamo l'ingresso microfono da 3.5 mm. Che è una funzione comodissima, ma soprattutto difficilissima da trovare su mirrorless di questa fascia. Ovviamente non dobbiamo sottovalutare la presenza di un mirino elettronico molto buono, non è il top, ma comunque consente di effettuare delle riprese, degli scatti un po' più studiati e in condizioni magari di luminosità in cui il visore esterno, il live view, potrebbe essere un po' scomodo. Ovviamente non può mancare in entrambe il modulo Wi-Fi che consente di gestire attraverso la fantastica applicazione Image App di Panasonic sia la cattura di immagini che di video in tempo reale. Molto comoda e praticamente indispensabile per chi lavora anche come videomaker e ha bisogno di vedere l'inquadratura in tempo reale su uno smartphone o tablet perché è compatibile sia con iOS che con Android. E allora, qual è la macchina fotografica che vince questo confronto? Considerando che LX15 ha un prezzo superiore in questo momento rispetto alla G7, potrebbe essere meglio la seconda per il rapporto qualità-prezzo, ma se si vuole un'ottica luminosa, dimensioni ridotte, stabilizzazione incorporata, indubbiamente vince il confronto LX15, per cui vince il prodotto che riesce a soddisfare le proprie esigenze e a stimolare creatività e produttività. Chiaramente per le foto meglio un sensore più grande che uno più piccolo. Wide-eyed, simple-minded, I've been blinded, I'm on a merry-go-round. I got this fever, baby, going through my body. I feel like shaking the ground. Call me lovesick, like I bother. There's no other, I'd beg, borrow, and steal. I wanna do right by you. Can't you see I'm hurting the way you make me feel? Oh, 'cause my heart breaks. Oh, baby, baby, please. I'm begging on my knees. Won't you listen? My hands shake. Namatech Vlog spera abbiate apprezzato questo video confronto e se sì, apprezzeremmo molto un pollice in su ed una condivisione ad amici o parenti che stanno valutando l'acquisto di una o dell'altra macchina fotografica. E per rimanere sempre aggiornati con le nostre video recensioni vi invitiamo ad iscrivervi al canale per supportare il nostro lavoro. Al prossimo video!
Oh, can't you see who I am? I'm on a tightrope, baby. Step by step, I wonder if only you'd understand. 'Cause my heart.